Ade. Ade è la funzione subordinata di Zero Dawn dedicata ai riavvii d'emergenza, da attuarsi qualora emergesse una biosfera non adatta a sostenere la vita. Quindi avrebbe distrutto tutto il mondo. Viviamo vecchi ricordi? Silas ti ha chiesto dove trovare una copia di Gaia. Errore, struttura di memoria disintegrata. Giusto, sarebbe stato facile. Che cosa ti ha fatto Silas? Ade, ma che cosa ti ha fatto Silas? Sembri come svuotato. Silas. E tu cosa gli hai detto? Errore, strutture di memoria disintegrate. Non ricordi proprio niente? Sì, ricordo te. Una cosa tipo me che ti batto alla guglia. D'accordo, così non funziona. Quando il segnale misterioso ti ha modificato, ha svegliato anche le altre funzioni subordinate di Gaia. Quando Gaia si è autodistrutta, tu sei fuggito e loro con te. Dove sono andate? Ciascuna funzione ha seguito coordinate basate su... Errore. Niente. Strutture di memoria disintegrate. Niente da fare. Delle IA impazzite, sparse chissà dove a fare chissà cosa. Efesto semina morte ogni anno con tutte le macchine da combattimento che crea. E tu hai quasi distrutto il mondo. Altre 7 funzioni libere di combinare guai. Non era assicurante. Tu sei insoddisfatta. Bene. Non te l'ha mai detto nessuno che sei proprio simpatico, Ade. Sarcasmo ha rilevato. Già, come pensavo. Basta. È ora di farla finita. Forse Aloy crede di riuscire a ripristinare Gaia, salvare la vita sulla Terra. Sì, Aloy lo crede. Allora tu sei illusa. Estinzione inevitabile. Ehi, tu che ne sai, Ade? Hai provato a distruggere la Terra 2 volte e 2 volte hai fallito. Sei soltanto riuscito a estinguere te stesso. E stavolta non ci sono lance magiche a salvarti. Questo è errato. Per 3 volte Ade ha causato estinzione. Cosa? Questo lo ricordi? Sì, dati intatti, biosfere superflue abbandonate negli anni 2154, 2161. 2168. Ma sono passati secoli. Eri progettato per farlo. La biosfera attuale è versione 5. Non ci sarà una versione 6. Non servirà. Salverò questa. Sei illusa.
Overmind principale armato. Per attivare, pronunciare nome in grado. Elizabeth Sobek, Alpha Prime. Distinzione. Overmind principale attivato. Elimino il protocollo d'estinzione. Addirittura. Abbiamo distrutto di nuovo Ade? Aloy. Vedo che ti sei liberata di Ade. Non potremo riparare la biosfera senza prima completarti. Ho cercato le tue sottofunzioni al laboratorio di Ade, ma ho trovato solo Minerva. Per fortuna, le capacità sensoriali di questa struttura sono molto più sviluppate. Cercherò subito le altre. Invio criteri di ricerca. Ricezione. Di Apollo, Artemide e Ilizia non trovo traccia. Sono svanite. Le altre invece? Etere, Demetra e Poseidone individuate. Sono raggiungibili, ottenibili. Minerva, funzione subordinata. È la funzione subordinata di Zero Dawn deputata alla crittoanalisi e alle comunicazioni. Succede, vediamo. Porca miseria. Minerva, mi serve la console. Ti prego. Ti prego. Accesso legale. Una volta non era così. Non te lo ricordi? Proprio no. Ma con l'intelligenza artificiale. Sei parte di qualcosa di più grande. Di più buono. Gaia. Esatto. Può tornare in vita. Ma solo se glielo permetterai. Non posso riavviarla senza di te. E io finirò. Credo che verrai assorbita. Sarai parte di lei, come in passato. Finirà il dolore. Sì. Il dolore, addirittura. Grazie. Grazie, Minerva. Gaia. Gaia era l'intelligenza che governava il sistema di terraformazione Zero Dawn, totalmente senziente e progettata per accudire e sostenere la vita sulla Terra rigenerata dal futuro. Una madre natura artificiale. Elizabeth Sobek, Alpha Prime. Override principale attivato. Ripristino funzioni originali di Minerva. Desideri avviare la matrice euristica? Vediamo un po'. Non c'è Gaia Root. Carichiamo Gaia nel root principale. Ma era incompleto comunque. Questa è quella dorata, la signora dorata? Gaia. Salve, dottoressa Sobek. Io... Un attimo. Scansione dati.
Chi è? Addirittura. Quindi sei Aloy, non Elizabeth. Abbiamo molto di cui discutere, ma l'inizializzazione della mia matrice euristica richiederà ancora diversi minuti. Abbiamo Esesto. Progettazione e costruzione delle macchine utilizzate dalle altre componenti del sistema per rigenerare la vita sulla Terra. Ed Efesto? Ho individuato anch'esso, ma non è come le altre. Questo è certo. Negli anni dopo il segnale d'estinzione, Efesto si è evoluto. È diventato monellaccio. Inoltre, non è più limitato a un singolo luogo. Si muove nella rete globale che connette tutti i calderoni del pianeta. La sua sottomissione è incredibilmente ardua. Fammi indovinare. Serve di brutto. Corretto. Le sue abilità sono essenziali. Senza posso solo rimandare l'estinzione della vita sulla Terra. Efesto è l'unica speranza di una soluzione definitiva. Si comincia da lui? Sfortunatamente, è impossibile. Potremo cercare di ottenere Efesto soltanto dopo aver amplificato le mie stesse abilità notevolmente. Prima trovo le altre funzioni subordinate, poi Efesto. Precisamente. Ogni funzione subordinata ha valore, ma Efesto è di gran lunga la più importante. Solo recuperandola e accorpandola potrò ricominciare a progettare e produrre in massa nuove macchine nei calderoni del pianeta. Solo grazie a essa potrò programmare nuove macchine e modificare i compiti di quelle esistenti, così da poter annullare i danni ambientali. Recuperando le altre funzioni guadagneremo tempo, ma senza Efesto mi è impossibile prevenire un'estinzione di massa. Poi abbiamo Etere, che è la funzione di Zero Dawn deputata alla disintossicazione e alla stabilizzazione dell'atmosfera terrestre. Etere si occupa di detossificazione dell'atmosfera e regolazione del clima. Poseidone è la funzione di Zero Dawn deputata alla decontaminazione dell'idrosfera terrestre. Poseidone controlla la composizione organica e chimica delle risorse idriche. Demetra è la funzione invece deputata alla reintroduzione e al successivo sostentamento della vita vegetale sulla Terra. Demetra semina, fertilizza e si occupa della flora. Apollo, invece, è deputata alla istruzione e allo sviluppo culturale dell'umanità. Ed Faro non lo rese possibile. Apollo aveva il compito di preservare, organizzare e divulgare vasti archivi di conoscenze umane e conquiste culturali. Purtroppo, tutti i dati di Apollo furono eliminati il 2 febbraio 2066, su ordine di Ted Faro. Faro, eh? Quanto lo odio quello. Comprensibile. Artemide è la funzione subordinata deputata alla reintroduzione e al successivo sostentamento della vita animale sulla Terra. E la ripopolazione. Artemide ha ripopolato la Terra con una serie di specie animali. E poi abbiamo Ilizia. Ilizia è deputata alla creazione e reintroduzione di una nuova generazione di esseri umani. Ilizia era responsabile della gestazione, alimentazione e cura di una nuova generazione di umani. Apollo.